L'operazione cashback potrebbe concludersi domani ad avvenuto rimborso delle somme accumulate nel primo semestre con i pagamenti delle carte di debito e credito. Il superpremio da 1.500 euro ai maggiori utilizzatori verrebbe cancellata. L'operazione prevista per il secondo semestre dell'anno. A deciderlo è stata la cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi. Al momento, stando agli ultimi dati messi a disposizione dall'app IO, sono 7,85 milioni gli utenti che hanno eseguito transazioni giudicate valide, con 5,89 milioni che hanno raggiunto o superato la soglia delle 50 operazioni necessarie per reclamare il rimborso. Servono invece 689 transazioni per avere il diritto al super cashback da 1.500 euro. La misura varata da Giuseppe Conte è stata osteggiata da molti partiti politici, tra questi la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aveva scritto direttamente al Premier Draghi per chiedere di abolire il cashback e destinare le risorse agli italiani fiaccati dalla crisi economica. La Presidente di Fratelli d'Italia aveva dichiarato: riteniamo assurdo che davanti al perdurare dell'emergenza sanitaria, con imprese e partite IVA che chiudono, con cittadini che hanno perso o rischiano di perdere il posto di lavoro, il governo abbia come priorità la lotta al contante e l'incentivazione dei pagamenti elettronici.